La Dyna Corporation era stata pagata per realizzare nanotecnologie che, liberate nell'atmosfera, avrebbero puntato uno specifico marker genetico che si trova solo negli esseri umani. Quella prova spiegava la scomparsa di gran parte della razza umana. Da quanto potevo capire, le nanoparticelle erano state progettate per autoreplicarsi e quindi diffondersi in modo invisibile. Una volta liberate, le particelle dovevano identificare le persone con un determinato marker genetico. Ma c'era un altro fascicolo che conteneva un rapporto del Pentagono sugli upgrade effettuati sui sistemi satellitari dell'impulso elettromagnetico. Ma anche se riuscivo finalmente ad avere un quadro più completo, c'era ancora una cosa che non mi spiegavo. Perché l'impulso elettromagnetico non aveva funzionato?